Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochierina nel video random del sabato. Apriamo una piccola parentesi, voglio fare tanti carissimi auguri di buon compleanno a Francesco che oggi compie la bellezza di 14 anni. Ha scritto su Instagram: ti prego Giochierina, fammi gli auguri di compleanno in un video, visto che oggi insomma c'ho tempo e mi sono ricordata, quindi approfitto, gli faccio tanti auguri di buon compleanno. E parlando di compleanni, tra l'altro ragazzi, lunedì, sarebbe a dire il 24, sarà il mio di compleanno e ci tenevo a ringraziare già in anticipo, anche perché comunque poi farò un video dedicato a questo, tutti quelli che già mi hanno fatto sapere che mi hanno spedito qualcosa, sarebbe a dire insomma un regalino, qualcosa per appunto il mio compleanno, per cui grazie veramente di cuore a tutti quelli che hanno avuto questo così carino pensiero. Chiudiamo la parentesi ragazzi, e quest'oggi insomma voglio parlarvi come sempre di vari pensieri che mi sono passati per la testa negli ultimi giorni, specialmente pensieri che hanno riguardato appunto principalmente ragazzi la piattaforma in cui ci troviamo in questo momento, sarebbe a dire YouTube. Sì, probabilmente molti diranno: vabbè, che palle, parliamo sempre di questa solita cosa, è una cosa che ormai sappiamo e risappiamo, però credo che questo è un argomento che non ho mai affrontato veramente e che comunque mi sento di affrontare specialmente in questo momento, perché è il momento in cui mi sono fondamentalmente resa conto che YouTube è morto, ragazzi. Non ho più paura di dirlo, probabilmente un po' di tempo fa avrei avuto paura a realizzare questa cosa, avrei avuto paura a confrontarmi con questa idea, perché voi sapete benissimo ragazzi quanto io tenga al mio canale, quanto io tenga alla mia attività su YouTube, però penso adesso di aver maturato diciamo una certa consapevolezza riguardo tutto questo, quindi consapevolezza che mi può portare adesso appunto a affermare, quindi senza avere paura di dirlo, che appunto YouTube è morto. Perché vi dico questo? Perché come vi stavo dicendo, sapete quanto io tenga a YouTube, quanto io tenga al mio canale, però questo insomma non è legato al concetto puro e reale che effettivamente ormai YouTube è morto. Perché comunque, nonostante appunto io adesso possa affermare a me stessa più che altro che YouTube è morto, comunque questo insomma non mi impedisce di ovviamente continuare tranquillamente la mia attività qua sul tubo. Quando dico ragazzi, adesso cercate un attimo di starmi dietro, perché sapete che di solito quando voglio parlarvi dei miei pensieri è difficile un attimo riordinarli tutti e farci uscire un discorso sensato, per cui scusate se sparlerò un po' a caso, però devo cercare un attimo di riordinare le idee, perché io non mi preparo mai il testo scritto per questi video, vado sempre a braccio come sapete. Quando dico appunto che YouTube è morto, è morta, non so se insomma parlare nel maschile o al femminile, diciamo che è morto, ecco, parliamone al maschile. Quando dico che YouTube è morto, che cosa intendo dire ragazzi? È una cosa, come vi ho detto inizio video, di cui mi sono resa conto specialmente negli ultimi giorni, e c'è stata una cosa che ha scatenato più che altro poi tutto questo stream of consciousness, cioè sarebbe a dire tutto questo flusso di pensieri. Probabilmente alcuni di voi insomma conosceranno Joker qua su YouTube, sarebbe a dire il fratello di Ciccio Gamer, meglio insomma conosciuto probabilmente come il fratello di Ciccio Gamer, perché è così praticamente che lui è spuntato come un fungo, è così che lui è nato qua su YouTube, ed è grazie a questo che lui è nato qua su YouTube principalmente. Quindi molti di voi probabilmente lo conosceranno, altri magari manco l'avranno mai sentito nominare, però insomma questo flusso di pensieri è stato scatenato dal fatto che lui era già da un po' di tempo, io non è che lo seguo ragazzi, non l'ho mai seguito effettivamente, però insomma ogni tanto sapete, girando su YouTube magari ti escono video correlati e cose del genere, quindi magari ogni tanto quando li pubblicavano uscivano sti vlog suoi di lamentela, e quindi diciamo che ero abbastanza aggiornata su questa questione, nel senso che lui ragazzi negli ultimi periodi, negli ultimi mesi si era lamentato spesso che il suo canale non andava più tanto come
come andava una volta, quindi era abbastanza scontento dei risultati che stavo ottenendo su YouTube negli ultimi tempi, e quindi ero aggiornata su questa questione, sul fatto che lui si fosse spesso lamentato di questo fatto. Quindi un po' di giorni fa ha pubblicato un ultimo video in cui, che non ho guardato effettivamente tutto, ho soltanto capito di cosa stesse parlando, grazie anche ai commenti, insomma, video in cui lui appunto dice che vuole lasciare YouTube per un periodo, che insomma deve riorganizzare le idee, deve vedere se è capace di pensare a nuovi tipi di contenuti da portare nel suo canale. Insomma ragazzi, diciamo che temporaneamente, almeno credo, perché un sacco di gente qua su YouTube ragazzi ha detto che se ne andava e poi è tornata con la coda fra le gambe, ha detto che quindi temporaneamente lascia il canale e che probabilmente si dedicherà soltanto alle live su Twitch, credo, una roba del genere, cosa che hanno fatto moltissimi YouTuber, tra l'altro direi moltissimi YouTuber gamer, quindi quelli che facevano gameplay, ragazzi, se ne sono lavati le mani, hanno smesso di fare gameplay qua su YouTube perché ormai la gente si è accorta che non ci si può guadagnare più una ceppa, e quindi se insomma la maggior parte di queste persone si è spostata su Twitch, dove probabilmente è molto più semplice guadagnare. Quindi adesso arriveremo al nocciolo della questione, perché quindi questo fatto ragazzi mi ha portato ad avere tutti questi pensieri e ad arrivare alla conclusione che YouTube è morto, perché ragazzi questo mi ha fatto poi riflettere quello che c'è su YouTube attualmente. Quindi guardandomi in giro su YouTube mi sono detta: sì, posso arrivare a questa conclusione, YouTube è morto. YouTube sarebbe a dire, ragazzi, che personalmente parlando non lo vedo più come era una volta, non è più come era una volta. E questa cosa è estremamente triste, ragazzi, perché? Perché YouTube è nato in un certo modo, diciamo l'idea di stare su YouTube era estremamente diversa da quella che è adesso, era molto più pura, era molto più genuina, era molto meno interessata, capite a me? Perché, ragazzi? Perché come si è evoluto comunque il mondo, come si sta evolvendo la nostra società negli ultimi anni, che si sta evolvendo proprio la merda, adesso permettetemelo, così si è evoluto YouTube, così si è evoluto il concetto di stare su YouTube, così si è evoluta l'idea di avere un canale, di portare contenuti su YouTube. Praticamente ragazzi, ormai al giorno d'oggi il concetto di stare su YouTube è totalmente differente da quello che era anni fa. Ora ovviamente ragazzi, la vita è un fiume che scorre, lo diceva Eraclito, lo diceva un filosofo, Pantarei, tutto scorre, quindi è ovvio che come cambia la vita, come cambia la società, come cambia il mondo, come cambiano i modi di vedere, cambia anche YouTube, per assurdo, perché comunque ragazzi YouTube è fatto da esseri umani, quindi all'interno ci sono gli esseri umani e quindi gli esseri umani cambiano, tutto si evolve, niente rimane mai com'era, non so se mi spiego, per cui è totalmente lecito che le cose cambino, è totalmente lecito che YouTube ovviamente non sia uguale a come lo era 5, 6, 7 anni fa, ma è normale ragazzi. Però vi dico che è triste, perlomeno da come la vedo io ragazzi, perché si sta svuotando tutto in questo mondo schifoso, tutto quanto si riduce veramente ragazzi alle cose più effimere, proprio alle cose più misere, alle cose più povere, alle cose più piccole, tutto si riduce a questo, e lo stesso ha fatto YouTube. Ormai ragazzi, YouTube è una piattaforma di marketing, vabbè probabilmente lo era, ma non è nato così YouTube, capite che vi voglio dire ragazzi? Ormai YouTube attualmente è un modo per fare soldi, ed è brutto che appunto si riduca sempre tutto ragazzi a questo. Questo maledetto mondo ruota attorno a questi benedetti soldi. All'inizio YouTube non era questo ragazzi, all'inizio i canali non ruotavano attorno all'idea di dover fare marketing, di dover fare pubblicità, di dover fare soldi. YouTube non è nato così, le persone che hanno iniziato su YouTube tanti anni fa non erano così, non erano come gli YouTuber famosi di adesso, si ruotava tutto ragazzi attorno ad un altro concetto, al concetto di voler fare qualcosa
qualcosa di originale, di voler fare qualcosa di personale, cioè creare contenuti propri e personali per intrattenere le altre persone, ma senza secondi fini, ragazzi. Tutta questa questione dei soldi, della monetizzazione è subentrata piano piano in maniera subdola e ci ha portato a quello che è oggi. I canali, ragazzi, che sono famosi oggi, cioè ditemi se non sono soltanto dei puri mezzi per fare soldi. Ditemi se non è così, perché io li vedo soltanto così. E YouTube come adesso è come adesso la società, ragazzi, sotto qualsiasi aspetto. Chi è diventato famoso, chi è riuscito a sfondare un po' di tempo fa, bene, è famoso, ha sfondato, viene seguito, anche se vedete magari non sempre poi le cose continuano ad andare bene. Chi invece non è riuscito a sfondare nel periodo giusto, ragazzi, rimarrà sempre nell'ombra. Ma vi ripeto, è come in qualsiasi altro aspetto della vita, della società attuale. Vi dico una cosa super assurda, ragazzi. Ragazzi, per esempio, il mondo dei doppiatori. Ci stanno, ragazzi, che ne so, 10 elementi per dire famosi, voci famosissime, eccetera. Cioè, è difficile che qualcuno di nuovo riesca a subentrare in quella casta, ragazzi. Per dire una cosa veramente assurda, ve lo dico perché un'amica di mia sorella ha una sorella che ha provato, insomma, a studiare doppiaggio, ha studiato doppiaggio con tutta la passione di questo mondo perché le piaceva veramente tantissimo, ha dovuto rinunciare a questo suo sogno perché ha detto che attualmente nel mondo del doppiaggio, in quel mondo là, in quell'aspetto là, è praticamente impossibile subentrare perché ci sono quelli famosi, conosciuti, che da lì non li schioda nessuno. È la stessa cosa in altri ambiti, è la stessa cosa adesso su YouTube, per cui quelli un po' più piccoli che cercano faticosamente, adesso io non sto parlando di me, ragazzi, perché veramente il mio canale, cioè chi cazzo se lo incula, mo scusate il termine, quindi cioè del mio canale sinceramente me ne frega da questo punto poco e niente, nel senso che io faccio le mie cose sul mio canale ma veramente per puro divertimento. Questo veramente, su questo potete stare tranquilli, perché ragazzi mi rendo conto che cercare di inseguire il successo adesso su YouTube è praticamente una perdita di tempo, ma di questo a me non dispiace, nel senso che il mio obiettivo, appunto, quando sono partita, ragazzi, quando ho iniziato su YouTube, non era sicuramente quello di diventare famosa. Certo, se uno dice oh cavolo, sono diventata conosciuta, c'ho un sacco di iscritti, eccetera, ti fa piacere. Però è che all'inizio, ragazzi, appunto, ritorniamo indietro, si iniziava su YouTube con un altro spirito. Questo è il punto, questo è quello su cui voglio battere. Si iniziava su YouTube con un altro spirito, con altre intenzioni. Certo, poi è stato forse il periodo più fiorente di YouTube, quello di qualche anno fa, in cui appunto i canali hanno potuto sfondare, hanno potuto diventare conosciuti, le persone hanno potuto guadagnare un sacco di iscritti. Adesso, ragazzi, è finita. Se il tuo canale non ha sfondato quando doveva sfondare, puoi stare tranquillo che non sfonderà più, perché adesso su YouTube c'è la casta di quelli conosciuti con tot mila iscritti o milioni di iscritti, ed è chiusa là, ragazzi. Ci stanno questi personaggi che ovviamente vengono utilizzati anche dalle agenzie di pubblicità per fare soldi, quindi usano solo ed esclusivamente, ovviamente per questioni di guadagno, solo quelli che sono già famosi, solo quelli che sono già conosciuti, per cui quelli un po' più piccoli che hanno cercato faticosamente di raggiungere un certo obiettivo, non lo so, comunque un minimo di seguito, possono, insomma, secondo me, abbandonare già quella idea, ragazzi, perché appunto sono diventata consapevole di questo, specialmente adesso venendo sta questione di Joker, ragazzi, su cui tra l'altro esplosa una bomba allucinante, la gente che lo insultava perché si lamentava, la gente che ha detto ah, finalmente te ne vai, la gente che gli ha detto oddio no, ti prego resta, ci sono stati altri youtuber che l'hanno smerdato alla grandissima, che gli hanno detto oh, ma se non te sta più bene, appunto, fai bene ad andartene, vattene. Cioè, ragazzi, esplosa una bomba assurda attorno a sta questione. Ma perché? Perché YouTube è dovuta diventare così, ragazzi? Io non mi capacito di questo, perché YouTube all'inizio non era questo, non era scornarsi, non era criticare, non era odiare, non era tutte queste discussioni di continuo che la gente deve per forza stare lì a puntare il dito, per forza a giudicare quello che fa un'altra persona. YouTube non era così caspiterina.
Quindi a parte questo, che è esplosa questa bomba allucinante, mamma mia ragazzi, cioè datevi una calmata, prendetevi un Valium, che avete rotto le palle a stare appresso alla gente, dico io. Sono giunta a questa consapevolezza perché? Perché Joker c'ha più di 1 milione di iscritti, credo, adesso non mi ricordo di preciso quanti, e appunto era già da un po' che sui video non andavano, faceva poche views, che ho poche views, o magari io fare 20.000 views a video, ma io cioè proprio ci metterei la firma a fare anche solo 20.000 views a video, che vabbè, evidentemente non rientrano nei tuoi canoni di guadagno, caro Joker, che adesso vedete. Poi ragazzi, se ritorna allo stesso discorso che tutto ruota sempre attorno al guadagno, cioè da un lato voglio pure capire, nel senso che uno dice oh io faccio questo, cioè comunque è un lavoro, perché sapete ragazzi che fare video è un lavoro, per quanto possa sembrare stupido. Mi dice oh io comunque non ci guadagno più come prima, chi me lo fa fare? Ho capito, ma comunque fai, cioè se facessi io 20.000 views al video, ragazzi, ma magari, capite? Però poi la gente che gli ha detto vatta a trovare un lavoro, di sicuro tutti quelli che gli hanno scritto vatta a trovare un lavoro sono dei grandi lavoratori che lavorano in fabbrica 12 ore al giorno e se fanno il culo poi guadagniamo 1000 euro al mese. Di sicuro tutti quelli che gli hanno scritto vatta a trovare un lavoro c'hanno un lavoro e se fanno il culo al lavoro. Eppure il cane lo sta di, sentite? E vabbè, altra piccola parentesi, adesso mi sono persa pure il discorso che stavo a fare. Però appunto ragazzi, la verità è che perlomeno il mondo del gaming qua su YouTube, quindi i gameplay qua su YouTube, ragazzi, non vanno più come prima. Non mi ricordo chi è che l'aveva detto qua su YouTube, l'aveva detto che i gameplay, prima o poi l'era dei gameplay, ecco, prima o poi sarebbe finita, e quel momento è arrivato, perché i gameplay, ragazzi, andavano anni fa, adesso non vanno più, vanno soltanto ed unicamente su giochi totalmente frivoli, totalmente, permettetemi di dirlo, stupidi magari. È raro vedere ragazzi che gameplay su giochi impegnati vengano seguiti assiduamente e facciano un certo numero di views, quindi è raro, perché ora come ora appunto i giochi che vanno, ragazzi, sono giochi che non richiedono il minimo impegno intellettivo, simbolo chiarissimo di quella che insomma la società di oggi, quindi cioè meno penso meglio è. E mo scusate, cioè ragazzi, non voglio insultare nessuno, non voglio, insomma, mo ci vuole giudicare nessuno, poi ognuno, insomma, ovviamente segue quello che più gli interessa, però questo era per sottolineare il fatto, ragazzi, che ora come ora giochi impegnati non vanno più, serie impegnate, durature, longeve non vanno più, è cambiato il pubblico, cari miei youtuber, dei miei coglioni famosi che vi lamentate di fare poche views, mettetevi in testa che il pubblico di adesso non è più il pubblico manco quello di un anno fa o di 2 anni fa. Cambia, è cambiato evidentemente, gli interessi sono cambiati, ficcatevi in testa che dovete fare Fortnite, che dovete fare non lo so manco che cosa va oltre Fortnite ora come ora. Era una volta che andava Minecraft, ormai pure quelle sparite, era una volta che andava Clash Royale, ormai pure quelle sparite. Insomma, fate Fortnite se volete che la gente vi segua e trovate altri format random per, insomma, è totalmente leggeri per farvi seguire dal pubblico da adesso. Per cui ho sparlato tantissimo in questo video, ma era una lamentela non nei confronti delle persone nello specifico, perché ripeto, poi ognuno ovviamente è libero di seguire quello che vuole, nessuno si può mettere in cattedra lì a giudicare. Era per esprimere questo mio disappunto, ragazzi, riguardo la situazione attuale. YouTube è morto, YouTube non è più come era quando è nato, i canali non hanno più l'intento che avevano una volta, è diventato tutto puro marketing, è diventato tutto puro guadagno, puro interesse, che schifo, mi fa schifo. E vabbè, ok, allora la gente mi potrebbe dire ma vedi questa che si sta lamentando, allora perché c'è su YouTube? E questo è il punto, che il mio canale attorno a tutta questa questione non ci gira, perché io non è che continuo a stare su YouTube per cercare di sfondare, per guadagnare. Grazie al cielo, ragazzi, il mio lavoretto ce l'ho, almeno per adesso, almeno per questi mesi estivi il mio lavoretto ce l'ho, il mio guadagno ce l'ho, quindi non sto qua su YouTube, mo ci vuole per guadagnare, non sto qua a svenarmi per cercare di guadagnare coi video, non sto qua a svenarmi se non faccio views, sto qua per divertirmi, sto qua per creare contenuti a modo mio, per portare gameplay a modo mio, per intrattenere le persone che hanno piacere di seguirmi, di insomma seguire il mio modo di fare, il mio modo di approcciarmi ai giochi, di approcciarmi alle varie cose, solo per puro divertimento, per puro svago, soltanto per fare ciò che effettivamente mi piace fare, sarebbe a dire fare i video, editare. Ho sempre detto che a me questo piace farlo, per cui tutto qua.
tutto qua, credo di aver parlato tantissimo, di aver parlato forse pure troppo, di aver sparlato tantissimo, questo di sicuro, di non aver tenuto un filo logico nel discorso, però dovevo parlarne ragazzi, dovevo parlarvene per sapere anche voi che cosa ne pensate, e qual è il vostro parere, se la pensate come me, se non la pensate come me, per condividere un pochettino di idee, di pensieri, ecco, tutto qua, fra persone civili. Per cui penso insomma di aver detto tutto, che questo video insomma possa finire qui. Quindi grazie a tutti, grazie per avermi ascoltato, per aver dato retta insomma a questi ragionamenti totalmente sconclusionati. Grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!